E per gestire questo momento così delicato noi abbiamo bisogno di numeri chiari, di parole chiare, di informazioni certe. E vi posso dire che da quando il generale Figliuolo ha assunto l'incarico è cambiata l'aria. È cambiata perché abbiamo una prospettiva che ha maggiori certezze per il futuro e soprattutto perché pur nelle mille difficoltà abbiamo un punto di riferimento costante. E di questo ti ringrazio cedendoti la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere qua a Novara, nella patria, nella capitale del Piemonte orientale. Ringrazio il Presidente della Regione, il Sindaco, il magnifico Rettore e tutte le autorità qui convenute, perché qui si vede, come ha detto il Presidente, la sinergia fra le varie istituzioni. Qui c'è anche un centro di ricerca molto importante, vedo quassù molti giovani ricercatori e ricercatrici che saluto e ringrazio, perché loro sono il nostro futuro. Più c'è ricerca e più vuol dire che l'Italia è una nazione che guarda avanti, ma per guardare avanti bisogna avere ben ancorati i piedi, la testa nelle proprie radici. Dal giorno dell'ordinanza, che è andata in vigore l'ordinanza, l'ho firmata il 9 in tarda serata, quindi dal 10 al 14, la vaccinazione per gli over 80 è aumentata di 7 punti percentuali. E di questo sono contento e di questo va merito ovviamente a tutte le regioni e le province autonome che hanno aderito al piano, lo stanno eseguendo l'ordinanza e adesso siamo ad oltre il 75% di persone anziane che sono quasi per essere messe in sicurezza perché hanno ricevuto la prima somministrazione e questo mi fa ben sperare che a breve possiamo chiudere per almeno la prima somministrazione per queste persone. I vaccini, in questo momento siamo a 13 milioni e 930.000 circa somministrazioni a fronte di oltre 17 milioni e 100.000 vaccini, quindi vuol dire che abbiamo più di 3 milioni di vaccini che possono ancora essere somministrati e nelle prossime 5-6 giorni ne arriveranno altri 2 milioni. Poi, come sapete, ieri ho dato quella buona notizia dei 50 milioni di Pfizer aggiuntivi a livello europeo che fanno circa 7 milioni per noi nel trimestre aprile-maggio-giugno. Però questi sono numeri. Io voglio qui sottolineare il fatto che in Piemonte, così come in tutte le altre regioni d'Italia, la macchina organizzativa è pronta per reggere il carico di vaccini che arriveranno in maniera più cospicua e che da fine mese ci porteranno ad andare a regime. Questo è la mia, non è solo un auspicio, ma è una certezza, perché ho i prospetti degli arrivi e quindi dobbiamo guardare avanti. Si risolverà, ritengo, a breve anche la vicenda Johnson & Johnson. Come voi sapete, ci abbiamo circa sei casi di cui non è stato ancora provato il nesso accertato di causa-effetto, ma comunque di danni collaterali gravi su persone che sono sotto i 50 anni e per lo più donne, a fronte, ho detto, sei casi di circa 7 milioni di somministrazioni. Quindi questo ovviamente rientra in una fisiologia di un farmaco e dopo gli accertamenti dell'FDA statunitense, quindi le riflessioni che faranno le agenzie regolatorie, sia quella europea sia quella italiana, quindi EMA e AIFA, mi auguro che nei prossimi giorni possano essere sbloccati anche questi vaccini che ci daranno un'ulteriore possibilità di continuare senza nessuna incertezza nella prosecuzione della campagna vaccinale. Qui ho visto un hub molto bene organizzato, frutto, come dicevo prima, di una sinergia fra l'università, il comune, la ASL e voglio, la regione chiaramente, sottolineare l'impegno dei medici di medicina generale. Qui il modello sta funzionando bene, molti di loro hanno preferito operare negli hub cittadini che sono presenti qui, altri lo stanno facendo, fanno le vaccinazioni nell'ambito dei propri studi medici
spesso vanno anche a domicilio per poter vaccinare i più fragili che non possono muoversi da casa, e questo è molto importante. Anche quando diremo che abbiamo messo in sicurezza i più anziani, bisogna comunque continuare ad andare a ricercare tutte quelle persone che per vario motivo non possono muoversi o non possono accedere in maniera informatica ai vari portali, e quindi qui è importante le azioni che devono fare le comunità locali, e qui ringrazio l'associazionismo, la Croce Rossa, la Protezione Civile, ma soprattutto i sindaci, di cercare queste persone e convincerle a vaccinarsi, perché vaccinandosi si esce dalla pandemia. Uscire dalla pandemia vuol dire far ripartire il nostro paese a livello economico, questo è importantissimo. Quindi l'auspicio, il suggerimento, lo sprone che io voglio dare è questo, cioè dobbiamo avere fiducia nella scienza. Quindi tutti devono vaccinarsi. Qui ho visto molte persone che sono venute a vaccinarsi con AstraZeneca tranquillamente, perché i propri medici, specie il proprio medico di medicina generale, fa l'anamnesi, li conosce, li sa consigliare, e quando ci sono delle persone fragili sa dire pure qual è il tipo di vaccino migliore per quel tipo di persona. Qui si fanno le cose con coscienza e in maniera scientifica. Io vi ringrazio. Ringrazio, questo è il termine di questa visita che ho fatto per un bel pezzo insieme al capo della Protezione Civile, all'ingegner Curcio, e soprattutto ringrazio della splendida ospitalità il Presidente della Regione. Per me, come lui ha detto, è un ritorno a casa. In questo momento sono domiciliato a Roma, quindi mi posso vaccinare a Roma in virtù dell'ordinanza che è stata fatta, che ho firmato, per poter far sì che anche chi per motivi di lavoro, di studio, anche sanitari o qualsiasi altro motivo deve soggiornare in un posto diverso da quello di residenza, si può vaccinare. Tutte cose che ritengo di buon senso e che stiamo facendo spesso insieme alla conferenza Stato-Regione, in modo che ci sia condiviso. Ci va una rotta da tracciare, uno che indichi il percorso, ma poi quello che a me interessa è che ci sia condivisione dell'obiettivo, e l'obiettivo è uno solo: mettere in sicurezza i nostri concittadini e far ripartire il paese, non c'è altro. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Marco.